MV Agusta Brutale 800 sposa il motore 3 cilindri, architettura con cui tanto ha vinto in passato. 798 cm cubi con potenza ai vertici di categoria 125 cavalli e coppia di 81 Nm. Pesa 167 kg a secco ed è sostenuta da un telaio tubolare a traliccio, piastre fulcro forcellone in lega di alluminio e dotazione al top che vanta nomi come Forcella Marzocchi, totalmente regolabile con steli da 43 mm, e Mono Sax, anche lui full adjustable. Freni, doppio disco flottante da 320 mm con pinza radiale Brembo a 4 pistoncini, singolo posteriore da 220 con pinza a 2 pistoncini, insomma il massimo che offre oggi il mercato. MV Agusta Brutale 800 rappresenta la scuola italiana, bellissima nelle linee, sportiva in tutto, con annessi, vantaggi, prestazioni, emozioni e divertimento perché già motociclista navigato, e svantaggi, posizione di guida obbligata anche se non troppo in avanti, reattiva da meglio darci del lei, soprattutto per chi con le moto non ha un bagaglio di esperienza. Il motore emoziona, 125 cavalli ne fanno un prodotto da palati sopraffini. Coppia sempre pronta ed esplosiva già a 2500 giri minuto, insomma da tanto alla minima rotazione del gas. Esuberante, con l'altra faccia della medaglia che spaventa i meno esperti, che gli fa chiudere il gas. Buono il pacchetto elettronico che migliora rispetto a quello visto in passato sui prodotti MV. A livello ciclistico, baricentro abbastanza in alto e canotto con angolo discretamente chiuso ne fanno un prodotto molto reattivo, velocissimo nei cambi di direzioni, insomma da guida sportiva di razza senza compromessi. In conclusione, MV Agusta Brutale 800 è moto sportiva, punto. Offre tanto ma chiede qualcosa in cambio, accoglie bene nell'ergonomia, buone le sue quote, ma rimane sempre in avanti come postura quando si guida. Non è intuitiva ma da capire, rapidissima nel misto stretto, troppo se si è poco esperti. Si rivolge quindi ad un pubblico di motociclisti navigati. Piace nella coppia motore, nell'erogazione esplosiva, nell'essere una moto da corteggiare. Non piace invece nell'essere troppo per mani esperte, nell'avantreno che tende spesso ad alleggerirsi, nella scarsa qualità percepita di alcuni dettagli e nella risposta troppo on-off del gas. Prezzo 10.680 euro che salgono a 11.080 per la versione provvista di EAS, ovvero di cambio elettroassistito.